Amici, trade, buongiorno. Oggi è mercoledì 9 di ottobre. Andiamo a fare l'analisi come di consuetudine sulle nostre candele daily. Partiamo dall'Australian dollar che ieri il calendario ha fatto stamattina un meno 5,5. Vediamo che stamattina abbiamo solo i dati dei nuovi lavori Jolt che è 7,19, leggermente inferiore. Abbiamo le scorte di petrolio e poi abbiamo alle 17 il discorso della Federal Reserve Powell e poi la verbale della riunione del web, della FOM. Questo è un dato molto importante. Andiamo adesso a vedere i nostri grafici, che è la cosa più importante. Eccoli qua. E partiamo da euro-dollaro. Vedete che l'euro-dollaro, come ho detto ieri, se non rompeva questo 1,10,020, vedete che è inutile entrare o no, vedete che qui aveva fatto un triplo massimo, vedete che ieri ha chiuso con una candela, non ha rotto il massimo precedente, ha rotto però gli ultimi due minimi, vedete, ha chiuso con questa candela, per il momento il trend rimane ancora short su questo qui, per il momento non faccio niente, aspetto di vedere cosa succede sulla sterlina vedete che ieri è crollata, vedete dopo, vedete che fatto un nuovo minimo, vedete che il minimo che avevo messo qua a partenza del G4, vado prima di tutto su in H4 per farvelo vedere, vedete che in H4 ho messo G4, vedete se guardate, eccolo qui, vedete che qui siamo alla candela numero 33, vedete che il trend rimane ancora short, se vado nel daily, vedete che nel daily, vedete che ieri ha fatto questo minimo che aveva fatto, io avevo spostato questo minimo qui, pensavo che era il minimo importante, vedete che ieri ha fatto un nuovo minimo che è questo qui, eccolo qua, a 1,21,947, ha toccato i 61 Fibonacci, ecco questo è il nuovo minimo, vedete che adesso il trend rimane ancora short, per il momento non ha chiuso il ciclo che è partito qua, il G1, perché questo sarebbe il G1 del daily, non guardate G1, G4 del 4 ore, vedete che questo siamo alla 25ª candela, potrebbe andare a riprendere questo 1,19,593, perché qua ci sono degli ordini, vedete qui potrebbe ritornare a prendere questo, per il momento sulla sterlina starei attento prima di fare qualsiasi operazione. In questo momento starei molto attento. Comunque il trend per il momento sta in chiusura, potrebbe essere anche la ripartenza. Se ritorno sull'H4, vediamo che conto qui, vedete che quando vado a contare, vedete che eccoli qua, l'H4 ha fatto questo nuovo minimo, vedete che questo era il G3, vedete che il G3 ha chiuso qui 51, ecco qua. Potrebbe avere chiuso qua il G3 a 49, questa candela qua, scusate, lo rimetto dove era prima la stanghetta. Vuol dire che questo ha fatto un G1 un po' al suo modo, vedete che chiuso G3, il G3 ha chiuso qua, rimane questo qui, però ha fatto un nuovo minimo, attenzione, questo siamo alla 30ª candela. Qui per il momento starei molto attento perché potrebbe ancora crollare. Ritorno sul grafico daily e adesso andiamo a vedere il dollaro yen. Dollaro yen che ieri, vedete, eccolo qua, siamo sempre in una fase di G1, potrebbe essere stato il G2, per il momento anche qui non facciamo niente, vedete che ha chiuso su questa resistenza dinamica, vedete che ieri ha toccato un'altra volta questa resistenza statica diciamo qui. Contiamo questo massimo che è stato fatto ieri a 107,451, ha chiuso con una candela inside, per il momento qui non faccio niente, aspetto di vedere che cosa succede, non ho le condizioni per poter entrare. Il dollaro canadese invece lui vedete che si trova ieri, ha chiuso con un outside rialzista, vedete che qui ha fatto questo doppio minimo, vedete a 1,32,847. Staremo a vedere se riesce a rompere 1,33,490. Se dovesse rompere e chiudere sopra questo 1,33,490, allora potrebbe continuare la sua scalata al rialzo. Vedete che qui attualmente siamo alla candela numero, vediamo che candela dei cicli partito qua.
siamo alla 37esima, questo potrebbe essere stata la ripartenza, 22esima, però metto, non faccio niente perché siamo anche in un'area di lateralità, vedete che qui c'è accumulo, qui non mi faccio niente, tra 1,33.500 e 1,31.406 siamo ovviamente in un'area molto di pericolo, per il momento non c'è niente da fare su questo cross. Audi USD, Audi USD, attenzione che qua attualmente Audi USD siamo in una fase di incertezza, vedete, ieri ha fatto questa pin bar, potrebbe adesso salire. Per il momento sul Audi USD non faccio niente, non ci sono a mio giudizio le condizioni, finché non rompe il 68 636, inutile entrare a mercato. Poi adesso andiamo a vedere Ethereum, che eccoli qua, le cripto e cripto, vedete che sono ancora, c'è ancora una fase di lateralità, non ancora rompe 184,92. Per il momento qui aspettiamo, vediamo se questo minimo che è stato fatto qui, il minimo di diamo la data del 26 settembre a 153,20 sta tenendo. Per il momento siamo in una fase di tanta incertezza, per il momento non si muove più di tanto, per il momento si aspetta. Il Bitcoin, vediamo che il Bitcoin anche lui, vedete, per il momento lo vedete voi stessi, ha fatto gli ultimi giorni che veramente si è mosso quasi niente, per il momento anche qui siamo ancora in una fase di short e si aspetta. Poi andiamo a vedere il US dollaro che al momento, vedete, la nostra trend line non è ancora stata rotta, vedete che qui sta tenendo, per il momento siamo sempre in quest'area di 12,47-12,36, per il momento qui ha chiuso con una candela a rialzo, per il momento non potrebbe ritornare a 12,50, per il momento aspetto e non facciamo niente. Il gold che ieri ha chiuso con una candela ha rotto il minimo della candela precedente per poi ritornare, siamo in una fase diciamo laterale, siamo ancora nel G4, per il momento qui aspettiamo di vedere che cosa succede, niente, per il momento non si fa niente. Poi andiamo a vedere il DAX che ieri ha rotto, ha fatto una candela outside, ribassista, vedete, ha rotto il minimo, attenzione che qui siamo ancora in una fase di short, bisogna vedere se questo minimo che è stato fatto, attenzione qua, il 3 di ottobre sta tenendo, per il momento siamo a 11.988. Qui per il momento siamo alla candela numero 35, starei attento prima di fare entrare long perché qui non ci sono ancora per me le condizioni, per il momento aspetto di vedere che cosa succede, se vedere se questo è la chiusura del ciclo o se ci farà un altro minimo. Sul Dow Jones stessa cosa, ha fatto un minimo inferiore, ieri siamo anche qui in una partenza del G3, anche che qui per il momento vi faccio vedere. Non ci sono le condizioni, al G3 prometto che non è ancora partito, staremo a vedere cosa succede, prometto, e qui siamo in attesa. Poi il Nikkei, vedete che ha fatto la stessa cosa, vedete che anche qui la media 144,55 si è fermata, prometto, siamo anche qui in una chiusura del ciclo, prometto, la ripartenza del 2 non è ancora partito, prometto, aspettiamo. Il petrolio che continua la sua discesa, vedete che stiamo a vedere se il minimo che è stato fatto il 3 di ottobre sta tenendo, per il momento siamo ancora in una fase di short, per il momento anche qui in attesa. Il copper che al momento, eccolo qua, copper che ieri aveva fatto un massimo a 2,60, vedete che è ritornato con una pin bar, per il momento qui non c'è ancora l'incrocio, per il momento anche qui aspettiamo di vedere che cosa succede, non ci sono le condizioni per poter entrare. Il gas, vedete che il gas sempre nella fase di ha rotto questo supporto dinamico, vedete che ha fatto ieri anche una doji, per il momento anche qui aspettiamo di vedere se questo minimo terrà o no. Adesso andiamo a vedere il caffè che molti chiedevano, caffè, vedete, guardate cosa ha fatto il caffè, ha rotto la trend line, vedete che io avevo detto che il primo target era 96,50, infatti è sceso, adesso rischia di andare verso 87,45, se guardatelo anche qua, questo blu che avevo messo 96,25 che era il mio target, il primo target, vedete che siamo un G4, questo era il secondo, per il momento il caffè per me è short e poi rischia di scendere ancora un po'. Che
staremo a vedere che cosa succede sul caffè. Io vi ringrazio ancora, vi auguro a tutti una buona giornata e buon training. Ciao a tutti.